Era arrivato in Versilia per trascorrere una breve vacanza assieme al padre e qui con lui e un cugino ha assunto droga e alcol. Un mix che non gli ha dato scampo. È morto così Samuele Ventrella, 25enne di Torino, è accaduto in via Don Minzoni a Lido di Camaiore. Padre e figlio, dopo gli eccessi, hanno accusato un malessere intorno alle 23. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma il 25enne era già in arresto cardiaco. È stata tentata la rianimazione, poi il giovane è stato portato d'urgenza all'OPA di Massa, dove è deceduto. Il padre è stato invece portato all'ospedale Versilia, dove è ricoverato in gravi condizioni. L'uomo, 54 anni, è Gerardo Ventrella, un frequentatore abituale delle spiagge toscane. Fa lavori saltuari ed è tra gli operatori di una comunità. Dopo aver avuto a lungo problemi di tossicodipendenza, nel 2007 ha scritto un libro in cui racconta tutto, intitolato Il mio quartiere, uscito per Feltrinelli. Nel libro racconta, rivolgendosi proprio al figlio Samuele con linguaggio crudo, la propria esperienza con la droga e la dura lotta per uscire dal tunnel. Doveva essere un monito, rimasto però sulla carta. Nella realtà le cose sono andate in maniera diametralmente opposta e alla fine padre e figlio si sono ritrovati insieme ad assumere un mix di sostanze che per il giovane si è rivelato letale.